רגע. קו. סי. האמת, זה מאוד קשור לשאלה הקודמת. המקובלים domanda. A dir la verità, è collegata con la domanda precedente. I cabalisti ci danno tanti, ci danno anche questi richiami di agire, questi consigli di agire, tipo voi volete fare così, non c'è nessun altro che può agire al posto vostro, voi dovete fare cosa, così. Cosa si deve fare? Cioè, in che consiste qua l'azione stessa? Rav, no, non agire niente, se non esiste niente questo, allora cosa vuoi da me? Io veramente vedo uno spazio vuoto. Tu devi parlare in maniera reale. Non c'ha il giudice più di ciò che vedono i suoi occhi. Non bisogna parlare con delle parole dal libro, ma soltanto in ciò che senti tu, in base alle tue sensazioni. Ecco tutto. Noi esistiamo? Esistiamo. Il creatore esiste? No, non esiste. Io esisto? Sì. Così è il mondo. I cabalisti dicono che tutto questo è un inganno. E cioè la percezione attuale. E noi possiamo passare a una percezione ancora più avanzata, più perfetta, che la nostra percezione, quando la nostra realtà, dove sentiamo noi adesso, sarà illusoria, invece la vera realtà si rivelerà. Ed ecco, questa vera realtà, loro dicono che soltanto una sola forza. Io chiedo scusa, ma dove sono io? Io sono d'accordo, siete, però sì, chiedo scusa, ma io esisto. Allora ti dicono poi dopo che nemmeno tu esisti. Allora un attimo, se non c'è, esiste nessuno, allora a chi si rivela il creatore? Cioè, a chi vuol dire che lui esiste solo lui? A chi si rivela questa cosa? Quindi te lo dicono. Ed ecco, questa sensazione che esiste soltanto lui, questa sensazione è una sensazione che esiste solo lei, insomma. Insomma, questa sensazione di per sé si chiama creatura. E tutto questo siamo noi tutti quanti insieme. Ma tutto il resto tu conseguirai quando ti si rivelerà. Ma fino allora questo non è possibile. Perché il nostro cervello non è programmato a questo livello spirituale. Noi, per noi tutto è in accordo al spazio, tempo, movimento. Ed i sistemi che lavorano, in questo regime multiciclico che in accordo alla nostra mente neutralizza l'uno l'altro, in realtà non farà altro che completarsi a vicenda. Questo noi lo possiamo anche afferrare per un nuovo tipo di sviluppo. E la scienza della Kabbalah ci dice che a noi ci manca i kelim di ricezione per questo. Scusate, dice il traduttore, i kelim di dazione per questo. Ci manca l'acquisizione di questi kelim di dazione, perché in questi kelim di dazione
si può lavorare in base alle tre linee: d'azione, ricezione e la linea di mezzo fra di loro, e ciò che li equilibra. E allora noi potremo afferrare la realtà superiore e non ci sarà nessun'altra contraddizione. Le contraddizioni sono soltanto nella nostra percezione. E allora noi vedremo che tutto può esistere anche se questo si trova nella nostra contraddizione. L'esempio è come nella fisica quantistica. Tu hai lì, sai com'è? Ecco, per esempio, l'elettrone, e che cos'è? Una particella o un'onda? Se noi controlliamo, in accordo alla nostra mente, in accordo alla nostra visione, come noi guardiamo, no? Si comporta come onda o come particella? A volte quindi vediamo che si comporta così, un'altra volta si comporta così. Quindi dipende da me che una certa particella, senza anima, senza mente, senza ragione, si comporta diversamente. Ma tutto questo parla del fatto che sono io che vedo così. Esiste in me, come tutto il resto della realtà esiste in me. E sono io veramente che colui che stabilisce come accadrà il tutto. Noi non capiamo queste cose. Noi abbiamo bisogno ancora della qualità di azione. E allora tutto si organizza. Invece gli scienziati, la cosa interessante è che loro afferrano questa idea, però non possono sistemarla, organizzarla, perché la soluzione si trova già al di fuori dello spazio e velocità della luce. E là, allora l'inizio e la fine si trovano insieme, e questo quindi diventa né particella né onda. Questo ormai non esiste più. Quindi questo parla che tutta la nostra realtà, così come scrive Rambam, questo è un cabalista grandioso dal XII secolo, e lui dice che tutto il nostro mondo, questo lui scriveva ancora a quei tempi, tutto il nostro mondo esiste sotto la velocità della luce. Capito come? E dopo i 700 anni appare Einstein.